Sì, intanto devo dire che questa proposta non arriva a freddo, nel senso che io già avevo interrogato la regione e l'assessorato competente, diciamo, in merito alla vicenda del coro, perché come sappiamo è in liquidazione coatta, e mi è stato risposto che si stavano interessando non solo per la valorizzazione del personale, ma anche per dare, diciamo, un nuovo provvedimento, una nuova funzione ad una nuova agenzia. Nel frattempo io ho esercitato il mio ruolo di azione legislativa, che è quello di presentare delle proposte, diciamo, perché anche il ruolo di opposizione ha questa funzione, e nella quale proposta prevediamo, ecco, tre aspetti che per me sono importantissimi, diciamo. Uno, il primo è quello della effettiva valorizzazione del know-how, delle esperienze e delle capacità che nel corso di questi anni sono maturate e che possono offrire e dare un contributo notevolissimo, diciamo, a questa nuova agenzia. La trasformazione quindi del coro in questa nuova agenzia, che dovrebbe consentire alla regione di riassorbire le funzioni delle politiche industriali e quindi dare poi all'agenzia questa capacità di programmazione anche sulle attività produttive e sullo sviluppo economico della nostra regione. E il terzo, quello del coinvolgimento dei comuni, perché noi avevamo i comuni dove, diciamo, ricadono le aree industriali che spesso non venivano adeguatamente coinvolte. Invece nella nostra proposta prevediamo anche un fattivo coinvolgimento dei comuni, quindi interagire insieme per delle politiche industriali che possano aiutare a rendere le nostre realtà industriali più competitive, più attrattive, anche alla luce di questo orientamento europeo nazionale che è il Green Deal. Questo credo che sarebbe giusto fare il punto della situazione, perché l'opposizione è stata trattata, diciamo, in maniera ingenerosa dal mio punto di vista, e lo dico con merito politico e non con posizione pregiudiziale. Sui provvedimenti, sui quali, o meglio, diciamo, rispetto ai provvedimenti sui quali il governo regionale ha chiesto l'interlocuzione, penso alle politiche attive del lavoro. C'è stata un'interlocuzione positiva, tant'è che noi abbiamo presentato degli emendamenti sia in commissione, sono stati approvati, sia nel Consiglio regionale, sono stati approvati e abbiamo approvato all'unanimità la legge. Sui consorsi di bonifica, invece, dove abbiamo presentato una apposita proposta, non solo non c'è stato il coinvolgimento, ma non c'è stato nemmeno l'esame abbinato, che era obbligatorio. Quindi, non è vero che il PD si chiude in un'opposizione sterile, il PD si apre ad un'opposizione e ad un'interlocuzione positiva, quindi auspichiamo che anche su questo provvedimento possa aprirsi un'interlocuzione con l'RSU, con le organizzazioni sindacali, con tutti gli attori che interagiscono sulle attività produttive, sullo sviluppo economico e naturalmente anche con il governo regionale.